far parlare ancora a Giorgio Bertola e a Jessica Costanzo per candidati alla Regione Piemonte. Giorgio Bertola, ho 44 anni, non sono proprio di qui, sono di Moncalieri, però ho avuto modo di conoscere in questi anni le problematiche del territorio, perché lavorando a fianco di Davide Bono come collaboratore in Consiglio regionale ed occupandomi di ambiente, appunto sono venuto a conoscenza del carico ambientale che c'è su questo territorio. Abbiamo seguito la questione della centrale biomasse, la questione della discarica, dell'ampliamento della discarica di Torrazza ancora in itinere, abbiamo fatto delle interrogazioni che poi sono approdate anche in Parlamento e insomma il caso di Torrazza, del Chivassese ma anche più in là della Valle d'Ora è emblematico di come veramente la questione della tutela dell'ambiente sia un di più per la nostra regione e ci siano delle zone che vengono utilizzate come vera e propria deposito, discarica di tutto quello che, di cui non si sa cosa fare, lo smarino del TAV, i rifiuti, addirittura qui i rifiuti che arrivano da Malagrotta. Ecco, allora una delle cose di cui mi vorrei occupare, se avrò possibilità di essere eletto in Consiglio regionale, è proprio questo. Allora, la nostra regione ha bisogno di anzitutto di un piano rifiuti nuovo, un piano rifiuti zero, e quindi che permetta di superare nel più breve tempo possibile la gestione con inceneritori, che poi, al contrario di quelle che raccontano, non eliminano le discariche, ma anzi creano rifiuti tossico-nocivi che poi magari vengono portati qua, no? Perché poi l'appalto per la gestione delle ceneri, uno degli aggiudicatari ha previsto anche di portare il materiale a Torrazza. E poi anche gli altri insediamenti cosiddetti da produzione di energia da fonti rinnovabili, che poi spesso le fonti rinnovabili non sono. Allora, prima di mettere in cantiere queste opere, devono essere consultati i cittadini e devono essere coinvolti in tutte le fasi decisionali. Di più, va fatto un vero monitoraggio sulla salute. Allora, esiste uno strumento che è la valutazione dell'impatto sulla salute, che già altre regioni stanno mettendo in campo, che fa sì che prima di mettere nuovi insediamenti si faccia una valutazione dell'impatto sulla salute che possono avere, non solo prima della loro realizzazione, ma anche nelle fasi successive eventualmente. Guardate, qui tra di noi oggi c'è Marco Marocco, che è il nostro consigliere comunale di Chivasso, non lo dico perché qui, ma è uno dei migliori consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle in assoluto. Si è fatto dare i dati dell'ASL e abbiamo scoperto, grazie a lui, che i codici per l'esenzione per patologie tumorali in questa zona sono pari o addirittura poco superiori a quelli della Terra dei Fuochi. Ah, allora cosa vuol dire? Allora vuol dire che insomma poi ci sono dei casi, delle zone che salgono agli onori delle cronache legittimamente, come la Terra dei Fuochi, però attenzione che in giro per l'Italia, ma anche qui in Piemonte, ci possono essere casi analoghi che magari salgono meno agli onori delle cronache ma che non sono meno gravi. E allora questi dati non bisogna averli a richiesta, devono essere dati pubblici, è disponibile a tutti i cittadini e non deve più accadere, come è accaduto in questi anni, che noi, anche per fare da sponda politica ai comitati, chiediamo i dati e abbiamo anche noi difficoltà ad averli. Grazie.